Nonostante periodi di grave crisi economica, i cittadini favaresi hanno risposto numerosi alla quinta campagna umanitaria Pro Africa, Le Orchidee dell'UNICEF. L'iniziativa benefica, infatti, quest'anno registra un calo di adesioni rispetto agli anni precedenti. I volontari dell'Associazione Giovane e Cultura Bedda Favara, presieduta da Davide Lumia, sono stati presenti sabato e domenica scorsi con due stand rispettivamente nelle piazze Itria e Don Giustino. Soddisfatto comunque della risposta data dalla città all'iniziativa, si è detto il presidente dell'Associazione Bedda Favara, Davide Lumia. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, l'Orchidea dell'UNICEF è arrivata a Favara per dare il contributo ai bambini africani e i favaresi ancora una volta hanno risposto presente. Noi da parte nostra, l'Associazione Bedda Favara, da parte propria, ha messo l'impegno che poteva metterci a garantire la postazione per conto dell'UNICEF, appunto, così come in altre 2500 piazze italiane. Favara ha la sua postazione, i favaresi hanno potuto dare il proprio contributo che ancora una volta sarà indispensabile per salvare la vita ai bambini che sono più sfortunati in certe parti del mondo. Consigliere, anche lei ha aderito all'iniziativa? Ho aderito all'iniziativa come giovane esponente politico di questa città. Soprattutto ho aderito all'iniziativa perché è una vera e propria iniziativa lodevole che oggi approda a Favara grazie a dei volontari dell'Associazione Bedda Favara. Questa è un'iniziativa che va veramente premiata e che la cittadinanza ad oggi ha risposto in maniera positiva. Credo che questo debba essere da esempio per tutti i giovani della città, ma soprattutto debba essere un punto di partenza per il riscatto socioculturale della nostra città.